Buongiorno a tutti ragazzi, siamo in ritorno dopo il test antidoping a Filippo e oggi per davvero rispondiamo a tutti i commenti, perlomeno quelli più importanti, che ci hanno fatto storcere il naso perché in tanti hanno titubato sulla nostra avventura che ancora ovviamente deve essere conclusa perché ad oggi noi non abbiamo nessun referto e ad oggi leggeremo i vostri commenti, i vostri... che scemo! Raga. Salutiamo! Bella raga! Oh. Allora, li legge Filippo, facciamo sto gioco, ok? Quindi io leggo i commenti. Allora, intanto maglia Magin, canotta Magin per essere più performanti alla guida. Se mettete Magin alla guida arrivate sicuri a destinazione, è più grossi forse. Allora, apro il video da YouTube? Sì, apri. Allora, intanto sono arrivati, perché ad oggi che stiamo registrando, che è il giorno che stiamo tornando alla mia città natale, perché ospito Filippo, poi andiamo a fare dei video con altri, ad oggi è uscito il video, il primo del viaggio che abbiamo fatto verso Filippo. Road 2, che abbiamo parlato di tizi di palestra, sì, di Mauriani. C'entrava un cazzo. Sì, però abbiamo fatto anche un incipit su quello che sarà, sì, su quello che avviene, e usciranno altri dove... c'è uno... vabbè, no, ma l'hanno già visto. L'hanno già visto, è vero, però sì, oggi è quel giorno lì. A me è piaciuto quello che parliamo di giocattoli, tra l'altro. Sì, no, beh, sono belli. Diciamo che però tutto il deve ancora. Tutto il bello deve ancora succedere. Vai, Phil. Vai, Phil. Allora, come funziona? Li leggo tutti? Allora, a occhio, così a braccio, noi rispondiamo, noi non abbiamo paura, non temiamo la sorte. Allora, questo utente dice, Christian, fai fare la sigla dell'outro cantata da Luca, in effetti. Allora, ha ragione. In qualche video che abbiamo girato in sti giorni l'ha fatto in maniera spontanea, ma poi lui la canta sempre, fuori dalle telecamere. La organizziamo bella. Sì, la tipo con i cori magari. Recita tipo bambini, sì, ricordi. Metto lì la Mardi con sulle treccine, Xave. Io vorrei quasi modificarla la mia sigla finale, magari ti faccio fare un duetto tra la vera cantante della sigla e te. Sì, però bisogna secondo me è una demenziale, proprio stupidissimo, un video stupidissimo con dentro tutti noi l'ambre così. Vabbè, che ma cantiamo cantare, tutte... no. Ma sì, cantiamo malissimo. Sì, capito? Vabbè, quello di, però dico come, poi la voglio mettere come sigla proprio. No, sì, e fare il duetto a te e la mia cantante e la cantante. No, beh, veramente. Ci provo. Ma sì che fa ridere, secondo me. Fa ridere. Ci sta. Andiamo avanti, andiamo con qualche domanda. Allora, andiamo avanti. Leggo il primo commento che mi capita. Ciao, allora, ragazzi. Io ti direi, guarda, parti dal post community che ho fatto, dove ho comunicato che abbiamo fatto il test. Ah, dal post, dici? Sì, non dal tuo video? No, parti dal post, perché lì c'è stato tanto veleno. Siete velenosi, ragazzi. È veleno, però capisci che all'inizio... Anche per come... Tengo qua un secondo. Anche per come... Allora, secondo me tieni il tuo microfono e glielo... Sì, per come gira su internet sta roba qua... Cioè, ci possono essere tante sfaccettature di come è andata, anche il ragazzo di prima di Filippo che gli ha scritto. Cioè, è una cosa che bisogna vedere cosa vai a testare, bisogna vedere come ci siamo messi d'accordo. Certo. Cioè, capito? Ma sì, li capisco. Capito? Vai a dire una cosa così, dici, vabbè, siete i soliti, vabbè, capito? Sì. È facile accusare. Quando capito? Vedete il video, cambierete idea. Bravo. Allora, vai con la domanda. Ah, di anche il nome utente. Allora, leggi. Manuel... JBY7. Ma lui era bastardo, lui aveva fatto una roba bastarda. L'amico lo avrà avvertito prima sicuro per fargli un favore senza dirlo a voi. Ecco. Hanno commentato anche sotto. Questa no? È una cazzata, ovviamente. Le risposte ci sono. Sì, questa è una cazzata. Ah, vediamo i commenti sotto al commento. Quelli sono i commenti sotto al commento. Il doping non lo scarichi in due giorni, non credo abbia avvertito amico un mese prima, ragionare prima di parlare. Anche perché allora, parlando di tempistiche, io in realtà a Filippo, il tuo amico, l'ho avvertito molto tardi, una settimana prima. Ok, quindi anche volendo, poi magari mettere screenshot con gli orari per rendere credibile magari. Se c'ho voglia li non credo che c'ho, perché questi video qua di solito non li edito. Okay, allora. Sì, però ragazzi, io a un certo punto... Li posso mettere nel post community nello stesso giorno. Chris, sai cosa penso io? Che a un certo punto, cioè sti qua ce lo devono ciucciare in punta, perché noi abbiamo fatto tutto il possibile e spendo un sacco di soldi. Hai ragione. Cioè non è che dobbiamo mettere la dimostrazione dell'ora, dei chilometri, ma dove ne affanculo? Abbiamo speso una barca di soldi, siamo partiti di notte, non abbiamo dormito due giorni per fare sto cazzo di video, quindi va andatevene a fanculo, ci credete, ve ne succhiateci in cazzo. Concordo. Ecco. Sottoscrivo la Monster, l'immaginità di sottoscrivo colpa. La cordialità di Luca nel porgere la risposta educatamente ai nostri affezionati commentatori. Bravo, mi piace. Io la cordialità prima di tutto. Allora, Miki 9213 dice: "È lui". È il fenomeno. Ma secondo la vostra idea, tra parentesi, partorita da Master, se basterebbero aspetta che vuol dire dei semplici
dei semplici analisi per controllare i valori di testosterone, la WADA spenderebbe soldi per un esame antidoping con le urine degli atleti? Che imbecille, sai che sei proprio un imbecille. Qua lascio a te la palla perché io... Ma scusami, ma allora, per accusare qualcuno di doping è logico che devi trovare la molecola, perché i valori, ripeto, i valori di Filippo potrebbero essere sballati per mille motivi. Logicamente se trovi il valore 2 o 3, la WADA deve dimostrare che tu hai preso questo, questo, questo e deve avere la molecola in mano, capito? Non può dire, beh, noi logicamente, come sapete, dagli esami del sangue non possiamo dire completamente al 200% Filippo è natural, però io vi dico che a seconda di quegli esami, se lui prendesse questo qua, si vedrebbe. E logicamente non è una prova provata come il test antidoping. Il test antidoping è una prova provata, capisci la differenza? È logico, non è la stessa cosa. Vabbè, dai. Uno ti fa i complimenti comunque. Grande Christian, stai portando dei super contenuti. Vabbè, grazie. Ah no, aspetta, poi quella prima parola dice master, non ho capito cosa intendeva con master prima, però master sulla credibilità delle analisi, in realtà ha detto che sono incontrovertibili, cioè lui proprio, non mi ricordo se in telecamera o fuori, ha detto, cioè, ragazzi, no, se gli fate... Lui ha fatto un ragionamento, testosterone con adotropine, che sono quelle che ti ho fatto io, cioè nel senso se lui l'ha usato prima o è basso, se uno è basso l'altro è alto, cioè da lì bisognerebbe vedere se lui ha usato anabolizzanti, poi se ha usato altre cose potrebbe, capito, però abbiamo fatto i tiroidei, cioè ci sono dentro tante robe lì. Cioè, se dovesse saltare lì comunque qualcosa di importante si vede. Esatto, poi c'è Forsey che scrive: ma che capolavoro stai facendo? Assurdo, ogni video è sempre più bello e c'è sempre più voglia di vederne altri. Vabbè, lusinghe, grazie. Vai sugli, cosa di pesante. Vai sugli allora, spinosi, sì. Vabbè, le leccate di culo. Vabbè, in pratica si è scinati significa che è staccato, cioè tutto un giro dietro che sapete voi. Però ergo, così siete come Domingo, ma tu sei un coglione. Se esce dopo ed acquisisci una credibilità assurda e saresti probabilmente il primo in Italia. Buona fortuna. No, ma sei un coglione, ma dai, ma porco Dio, ma come cazzo ragioni? Dai, io parlo a te, vabbè, non lo so io. No, allora, cioè vedi così, però è partire dal presupposto che lui sia dopato, no? Cioè se è senato all'alce un magheggio. Vabbè, ma allora anche se uno veramente però capisci che non, questo non sa neanche che magheggio, cioè lui dice c'è un magheggio, cioè non sa neanche cosa dovremmo fare per riuscire a cioè tutto sto sbattimento. Siamo andati su una clinica privata con gli infermieri veri, cioè, così la... Però parte dal presupposto che lui sia dopato, sì, imprescindibilmente. Allora scusami, anche più, se lo testassi tu sarebbe c'è così. Sempre la roba da dire, Cri, gli abbiamo fatto fare i test massimali ed al picco, quindi se avesse staccato mi spieghi come fa a essere al meglio della sua forma? Cioè se tu stacchi 2 mesi prima tu non puoi essere, non puoi, questo 185 non li ha mai guardati neanche col binocolo, ha fatto 185 davanti ai miei occhi, è più grosso possibile, più grosso che mai stato, più forte che mai stato, e avrebbe staccato. Sei in canotta, avrebbe staccato, fagli vedere un po', so, sì, ma... se arrivi a capire solo fino a lì. Se è staccato, va bene, ci può stare, se pensi che è staccato. Non funziona così. Quindi la gente che qua il cervello capirà che questa roba non è possibile. Vabbè, palesemente fuffa, l'amico l'ha avvisato prima, altrimenti sarebbe un suo nemico, addirittura. No, sa benissimo che io... No, in realtà, allora, dalla prospettiva del suo amico, io l'ho capito benissimo, il suo amico... conoscendovi l'amico è stato contento di questa cosa perché lui sa benissimo che sono natural, ma questi sono voleva... i commenti sotto il primo, sotto cosa sono sul post community, figa qua, però vedi c'è la roba che la gente non sapeva ancora, cioè capito, prova a rileggerlo, che senso, e adesso senti, palesemente fuffa, l'amico l'ha avvisato prima altrimenti sarebbe un suo nemico, vedi, l'amico l'ha avvisato prima, se no sarebbe suo nemico, lui non sa, loro non sanno che noi siamo d'accordo con lui perché Filippo è d'accordo, che vuole sta cosa. No, però allora quindi, no, Filippo, guarda, Filippo all'inizio, io questo non l'ho detto, quando ci hanno sentiti, ma chiesto, lui non lo sa, il suo amico, che ancora a me è più credibile, non sapeva che tu eri d'accordo con sta roba, no, Filippo. No, infatti non gli hai detto, tra virgolette, Non gli hai detto? No. Infatti lui mi ha detto, ma Filippo sa di questa cosa? Io gli ho detto, guarda, non sa che veniamo oggi, ma mi ha detto tempo fa, fatemelo quando volete, sì, e sì, l'ho preso in parola, quindi fidati. Sì, infatti io non ci ho manco pensato ad avvertirlo lui. Infatti l'ho letto, ti ho fatto un messaggio appena vista la live con te e Master Wallace, no? Infatti subito mi ha risposto così, mi ha risposto, guarda, ma lui... live e dopo non volevo che passasse il messaggio, che io non volevo dei test da sorpresa perché ho qualcosa da nascondere. Infatti tant'è che ti ho mandato subito un messaggio dicendoti, qui per me puoi venire quando ti pare, a sorpresa ovviamente, non me lo dici, per essere più facile l'impresa, puoi sentire il mio amico che sa tutto di me, dove abito, che orari faccio, che impegno, perché magari poteva venire e ero impegnato, capito? Sì. In questo modo mi ha colto proprio mentre dormivo, quindi... Abbiamo due commentini dal video. Guarda cosa ha mandato, dici?
cos'è? Il Kimiki si sta scatenando, vai a cercare questo. Ma secondo la nostra di apertura da master, se basterebbe... E questo qui, questo. Ah, è quello che ha detto prima, sì, però. Sì, quello che ha detto prima. Aspetta. Leggo commenti del video. Ma sì, ma che... scusa, ma i risultati delle controanalisi, eccetera, eccetera, l'hai letto? No, sono interrotti. Figa, leggi qui sotto cosa scrive. I risultati delle controanalisi... leggilo qua. E dopo viene l'altro. I risultati delle controanalisi vengono spediti alla commissione medico-legale. Vabbè, leggilo tutto dall'inizio, per una volta. Okay, leggilo tutto dall'inizio. Ma secondo la vostra idea, partorita da master, se basterebbero dei semplici analisi, per controllare i valori di testosterone, la WADA spenderebbe soldi per un esame antidoping con le urine degli atleti? I risultati delle controanalisi vengono spediti alla commissione medico-legale, punto, di due punti. Ha un costo eseguire la controanalisi? R. Il costo è di 85 euro per ogni classe di sostanze richieste, di 90 euro per la ricerca di ETG, alcol. Cioè, capito? Questo vorrebbe che spendiamo tutti questi soldi per fare delle controanalisi per ogni sostanza. 90 euro di qua, 90 euro di là. Cioè, capito cosa ti chiede la gente? Se li paga Mickey Mickey, io mi presto benissimo al qualsiasi. Vabbè, perdonate l'ignoranza, cioè, scusa, ma non, già non è attendibile quello che abbiamo fatto? Ma certo che è attendibile, però loro è la prova che non arriverà mai, perché comunque anche se tu fai un test WADA possono falsificare anche quello. Allora, cioè, capito, devi andare per indizi, logicamente, capito? Sì, uno, sì, due, tre, quattro indizi, capito? Non ce l'avrai mai la prova provata, e loro vogliono quella. Vabbè, prova ancora, ci sta qualcosa? Allora, tieni il telefono. Leggo qualche... Sì, ultimo commentino, dai, facciamo l'ultimo commentino. Uno del video. Uno tosto. Cioè, ragazzi, avete tutti criticato le Iene e avete fatto la stessa identica cosa. Aspetta, aspetta, ridilo. Vai, vai. Ma cosa potrà mai venire fuori? Allora, una cosa positiva, l'outfit del mitico Lucone in pieno febbraio. Fammi dare la risposta adesso. Allora, noi innanzitutto non abbiamo criticato le Iene in quanto hanno fatto un test antidoping. Le abbiamo criticate in quanto... Perché il test antidoping non l'hanno fatto. Non l'hanno fatto. Allora. C'è il video pubblico sul mio canale dove parliamo, eravamo sempre in un video in macchina con Marco PT, ma lo trovate scrivendo Mr. Forense Iene, Luca Prada, insomma, cercatelo, dove parliamo del test antidoping delle Iene e diciamo appunto che se l'avessero fatto sarebbero stati dei grandi, perché sarebbe stata un'ottima... un ottimo servizio di inchiesta. Marco Pitti stesso, cioè, l'ha confermato. Questa persona, cosa pensi, che gli diamo la roba con scritto non sei dopato? Lui credo, messa così, sembra che sostenga che noi abbiamo criticato, cioè parte da un assunto sbagliato, che noi abbiamo criticato le Iene in quanto hanno fatto un test di doping. No, noi le abbiamo criticate in quanto non l'hanno fatto. E se anche l'avessero fatto, l'hanno fatto, l'hanno costruito male il servizio, perché non hanno dato alcuna prova ad averlo fatto. Non hanno mostrato che portano le analisi in laboratorio, che gli analisti le analizzano. Non c'è stato un esperto che analizza delle cose. Cioè, abbiamo fatto il video che gli tiro fuori il sangue. Sì, cioè, appunto. E poi in clinica gli tirano fuori il sangue. E faremo, non appena ci danno il referto, un video con un esperto che, leggendo ogni fattore, facendovelo vedere, vi spiega il perché e il per come di quel fattore, con numeri che potete vedere e valutare voi stessi. Sai cosa? Un esame del sangue tante volte non lo sai leggere, cioè molti di voi non lo sanno leggere, quindi noi vi diremo: questo valore è il valore del marker di questo, questo valore è il valore del fegato, questo valore è il valore dei reni. Se non ci credete, e vi spiegheremo questa cosa, che senso ha, se fosse fuori in alto, se fosse fuori in basso, se fosse incentrata, se, come mai, quali motivazioni potrebbero avere. Cioè, vi spieghiamo tutto preciso con la carta in mano, mica come le Iene che gli sbattono la roba con scritto non sei dopato. È una bella differenza. Esatto. Allora io direi di chiudere qua con questo commento. Faremo un altro video per il tuo canale dove rispondiamo a commenti, così ci dividiamo la fatica. Questa mettiamola così. Allora, ragazzi, vi saluto, ci vediamo alla prossima. Starnuto. Ciao.